Kant e i Giacobini sono legati da un filo comune, l'idea che la storia non abbia il compito di realizzare la felicità degli individui, ma la virtù. D'altro canto, è significativo che sull'altro versante della manica la ricerca della felicità continui, al prezzo molto realistico di un suo ridimensionamento a benessere, quando non a interesse. Ma bisogna essere inglesi per poter credere che l'uomo cerchi sempre il suo vantaggio. Le nostre brame vogliono mettere le mani sulle cose con una lunga passione. La loro forza accumulata cerca gli ostacoli. Malgrado la dura lezione della storia e il monito supremo della filosofia, la conversazione sul bene ritorna pervicacemente al tema della felicità un'ultima volta, quella definitiva. E sul suolo tedesco. Ma per poter tornare a parlare di felicità, l'uomo post-rivoluzionario deve per forza di cose non tener più conto dei limiti della realtà. Non solo, deve infrangerli con un gesto sovrumano, nello stesso tempo disperato e puro. Il passo non è difficile, primo, perché non c'è nulla da inventare. La via è già stata indicata da Kant e si tratta solo di portarla alle sue estreme conseguenze. Secondo, perché non si tratta di riflettere, ma di sognare. Dio è l'uomo quando sogna, un mendicante quando riflette. Questa via è quella che conduce all'infinito. L'avevamo scorta nel pacato ragionare kantiano come una via a dimensione umana. Su di essa ci si poteva inoltrare a una condizione, quella di essere consapevoli fin dall'inizio di che cos'è bene, di essere cioè conformi nei propri atti alla legge morale interiore. Per Kant il cammino verso la felicità ha senso al suo inizio e non perché abbia una fine. Ha un senso perché è profondamente umano esserne degni, non per il suo premio finale. Ora, nella stagione del romanticismo, il fulcro si sposta, la felicità è la via stessa, in quanto infinita, in quanto continua tensione, che si risolve in se stessa, in un desiderio del desiderio, in amore per l'amore. Ma questo infinito non può essere lo stesso a cui pensava Kant. Esso non può ridursi a un razionalissimo punto di vista, proprio perché da dimensione ideale si è fatto forza, impulso, energia. Hölderlin stesso ci spiega che cos'è questo nuovo infinito con la chiarezza con cui da sempre la poesia sa dire la verità. Esso ha la natura del sogno. E come il sogno è espressione di una forza sovrumana, divina, interiore all'uomo, come il sogno è l'espressione di una pura energia inconscia, che non sopporta nessuna forma definita, nessun ideale, nessun limite, ma vuole esclusivamente se stessa, infinitamente se stessa. Ma un sogno non perde la sua sostanza solo per essere fatto ad occhi aperti. L'infinito non è pane per l'esserci, direbbe Heidegger, e i sogni più altezzosi sono anche quelli che meno sopportano il risveglio. Dall'apice stesso dell'infinito, dal colle che da Recanati domina la piana maceratese, il più grande filosofo italiano della modernità scrive: l'infinito anelito alla felicità è origine del dolore supremo che sostanzia l'esistenza umana. E se il concetto stesso di felicità ha un senso, questo riposa solo nella dimensione del non esserci, di un'eternità che non è sperimentabile con quella ragione che
che sola può essere la misura di ogni felicità. Il comune buonsenso direbbe chi troppo vuole nulla stringe e probabilmente a questo si riduce l'esaltazione romantica nelle pagine severe dell'infelice poeta marchigiano. Ogni sensazione si riduce ad essere un passo ulteriore verso la noia e la disperazione, quando non verso il suicidio. In un certo qual modo, la conversazione sulla felicità, che aveva preso la mano ai filosofi spingendoli sulla strada rischiosa dell'assoluto, si trova a precipitare in un vuoto di senso radicale, facendo scoprire all'uomo dell'Occidente che di assoluto non c'è che il male. Dimenticando la ragione per cui ci si era messi sulla strada della ricerca, il desiderio di conoscere quel modo di essere, il bene, che rappresenti la realizzazione autentica della nostra natura umana, ci siamo trovati all'inizio della nostra epoca davanti a uno specchio che ha la sgradevole proprietà di disvelare l'ombra che è in noi. Perché la nostra epoca è questa, l'epoca del male.